Sono trascorse diverse settimane da quando abbiamo iniziato col bestiario d'Italia la serie e siamo felici di constatare che vi stia piacendo. Proprio per questo abbiamo deciso di farvi un ulteriore regalo, raccontandovi un'altra creatura mostruosa nostrana, superando il minuto canonico. Oggi parliamo della caccia selvaggia, un mito che ha toccato diverse culture e civiltà, e anche l'intrattenimento, sì, come per esempio Teen Wolf o anche The Witcher 3, il videogioco, che infatti si chiama Wild Hunt. Quello della caccia selvaggia è un racconto diffuso in gran parte dell'Europa e i protagonisti cambiano in base al periodo storico e al folklore locale. Ma la natura della caccia e le circostanze in cui si palesa sono grosso modo le stesse. Trattasi di una cavalcata di esseri spettrali che di notte percorrono le valli e le foreste senza sosta. Solitamente viaggiano in groppa a delle creature mostruose, come cavalli di fuoco seguiti da mastini infernali e scagnozzi non morti. L'apparizione della caccia selvaggia viene vista come un presagio di catastrofi e sventure. Si dice inoltre che i mortali incontrati sul cammino del corteo vengano rapiti e portati nel regno dell'oltretomba. Le apparizioni del corteo sono spesso anticipate da un vento gelido, da delle luci in lontananza e dalle grida. La leggenda ha preso piede anche nella penisola italica, specialmente nelle regioni nordiche, dove ha subito alcune contaminazioni. In particolare, questo mito si è diffuso in Trentino e ha subito diverse declinazioni a seconda delle diverse valli. In questo caso, i membri spettrali della caccia non sono personalità celebri della storia europea, ma sono spesso associati a figure di cacciatori che si scagliano contro dei poveri contadini. Al gentile lettore mostrifero quindi consigliamo di stare attenti alle brezze gelide in montagna, perché potrebbero essere un presagio mostruoso. Oppure semplicemente ci ricordano che la prossima volta sarà meglio portare un golfino.